Allora, signori, eccoci con Salvatore all'appuntamento settimanale dedicato alla moda maschile, in particolare all'universo classico. Vi ricordo di iscrivervi al canale se siete appassionati di moda maschile. L'argomento del giorno riguarda un tessuto leggendario, pieno di fascino, il solaro. Allora, Salvatore, oggi argomento caldo, uno dei tessuti più apprezzati nel mondo sartoriale, devo dire. Sta diventando sempre più commerciale questo tessuto qui. Prima era un pochettino più di nicchia. Il solaro. Ne stiamo indossando due Sì. in due colorazioni diverse. Innanzitutto, che cos'è il solaro? È un tessuto, forse il primo tessuto creato dall'uomo in maniera tecnica, creato su due tele. La prima in tweel di lana, la seconda è composta da una gabardine in tinto filo che dà appunto questo effetto riflettente. Noto subito che indossi la colorazione originale, il solaro nasce così. Dicci di più. Sì, perfetto. Come detto prima, colorazione originale, questa qua con la trama rossa. Quello che indossiamo sono due tessuti, quattro stagioni, ma il vero originale è quello là, peso invernale dell'azienda Smith & Co. Fu adoperato dalle truppe, Sì. Un'origine militare, no, del un'origine tessuto. militare, perché si pensava che fosse una colorazione chiara, quindi riflettente proprio il nome solaro, desse sollievo alle truppe militari. Ok, quindi ecco, l'hai detto tu, il nome solaro, riflesso del Perfetto. sole, la peculiarità di questo tessuto è che con il riflesso del sole fuoriesce la trama in cotone di gabardine e fuoriesce con questo effetto in questo caso col rosso, ma se vedi sul solaro che indosso io ha un effetto con il blu. Questa acconciatura. Esattamente. Allora sono d'accordo con te perché questo articolo qui ormai nell'immaginario collettivo è un abito, sì, 4 stagioni, ma che tende all'estivo proprio per le sue colorazioni particolari. Ma il vero solaro, quello originale, è spesso pesante, è un tessuto invernale, proprio da campagna inglese, diciamo così, infatti nasce lì, proprio perché l'utilizzo militare ha bisogno di una trama più spessa, Ma è no? proprio la caratteristica dei tessuti inglesi, quello di avere una corposità, un'armatura di trame di tessuto maggiore rispetto alle stoffe italiane, che sono molto più leggere. Quindi ha una Infatti corposità proprio diversa. si vede perché qui ne abbiamo preparato alcune. Ad esempio, c'è un fantastico solaro di Scaballe. Qui siamo sui toni dell'azzurro, in Perfetto. realtà con il richiamo sempre in azzurro. Questa è un tinta su tinta praticamente, ha quell'effetto riflettente molto particolare, però molto estivo come Molto estivo, colorazione, no? molto fresco, anche perché poi l'abbiamo valorizzato che Scabal ha inserito anche un po' di seta all'interno, quindi ha dato un Ok, riflesso maggiore ecco, alla questo qui stoffa. in Certo. particolare sì, ha un po' di seta, quindi anche un po' più lucido da quell'effetto così, molto molto bello. Vedevo anche, questa è un po' una provocazione, no? Un borgogna con trama blu all'interno, molto Sì. particolare, molto bello, però siamo sempre su una pesantezza leggera. Questo Sì, è di Holland & ormai l'hanno Sherry, giusto? caratterizzato molto sui quattro stagioni. Sì, Ti chiedevo, in Holland & Sherry questo qua sì, perfetto, questo è un Holland & Sherry. si vede dalla qualità del tessuto. Ovviamente interessante sapere che il solaro si può utilizzare sia nella parte davanti, ma si potrebbe anche fare ritagliare al contrario e utilizzare nella parte solitamente un po' più solida, meno riflettente. Perfetto. Una La sorta di scelta. double face. Ovviamente chi sceglie un tessuto del genere va sempre sulla parte più riflettente, La no? dritta, perfetto, è quella più riflettente. A te cosa ti chiedono quando ti chiedono un su misura? Su che colorazione andiamo? Allora, di prassi scelgono l'originale solaro, che Quindi va almeno ancora per la maggiore questo qui. Si nell'armadio almeno uno parte con ci deve questo qua. stare. Dopodiché si oscilla in quelle là tonalità di blu. Ok. È un po' più facile da aggiustare e da Perfetto. indossare. Ad esempio, vediamo Ad cosa. esempio, ora facciamo vedere, ecco qua, le varie tonalità del blu. Se vogliamo Blu andare a chiaro, blu sostituire un medio, blu basic, notte, no? perfetto. C'è un ottimo riflesso all'interno, però qui chi ha un Ok. primo abito non sbaglia quasi mai, perché è pur sempre un blu. Un'altra caratteristica del solare è la trama. Abbiamo
quella con la trama sottile che sì, abbiamo qui. Con la spina più sottile. Perfetto, ma c'è anche quella con la trama. La trama spessa. Spessa, ecco, la vedi? Pure in originale Solaro. Sì, che richiama un po' l'herring bond, no? Quindi la trama spina di pesce è più doppia. Perfetto. Io ti dico la verità, ho il Solaro ovviamente originale, poi quando ho voluto fare una variante sono andato su questa modalità, secondo me è ben riuscita perché è un verde molto leggero e devo dirti è perfetta la trama in azzurro all'interno. Adesso in ambiente chiuso non si apprezza appieno, però nel periodo estivo l'ho indossato a Pitti, è stato uno degli abiti e delle soffe in generale più apprezzate. Un ottimo abbinamento è stato anche il bottone di madreperla che riflette benissimo tutte le tonalità. Molto particolare, invece tu sei andato su un corno. Io sono andato su un corno classico, un monopetto, un due bottoni, revera lancia, tasca a toppa giusto per snammatizzare un po' il capo. Un po' più leggero. Ecco, io ti dico la verità sul Solaro. Tu l'hai voluto rendere un po' più sportivo perché tu hai il taglio un po' più sportivo, sono per la tasca classica con la pattina o a filo, lo preferisco un po' più istituzionale, diciamo così. Come si abbina il Solaro? Perché mi è capitato di vedere il Solaro abbinato con una camicia bianca. A me non piace, infatti apprezzo molto l'abbinamento con la camicia nei toni degli azzurro, tinta sì, unita ma anche una liga. Come mai questa scelta? No, di prassi conviene avere non un fondo bianco, ma bensì un fondo pastello, quindi toni del celeste, dell'azzurro, okay, oppure, come hai fatto tu benissimo, una riga. Non si siamo sempre mai sull'azzurro, no? Però azzurro, quel bluette un po' più chiaro, ma non troppo. Cravatta in questo caso, molto bello, molto bella questa tonalità. È un marrone bruciato perché diciamo il massimo l'abbinamento classico, quello di Gianni Agnelli, no? Che un po' l'ha reso famoso, e con la cravatta borgogna, però questa è una bellissima rivisitazione. Io sono andato un po' più sul classico, lo sai, mi piace giocare riga su riga in questo caso, certo, col blu, però anche qui abbiamo preferito abbinarlo non con una camicia bianca, si preferisce sempre lavorare con i toni degli azzurri. Ti ho chiesto di parlarne insieme oggi perché è uno degli articoli, mi sono reso conto che nell'ultimo anno e mezzo è uno degli articoli nei quali c'è più richiesta e soprattutto più curiosità, sì, più domande, le colorazioni, diciamo che sta diventando quasi un abito, quasi un basico da avere nell'armadio, no? Anche perché ti permette di giocare con più tonalità. Prima era un abito un po' più di nicchia, devo dire che l'ha portato alla ribalta Gianni Agnelli, che insomma negli anni d'oro ha dettato moda, ma lo indossava solo di questo colore, sì, qua. Nell'evoluzione vedo molti giovani anche che si approcciano ad un primo abito, e ci è capitato qui, no? Nel periodo estivo hanno scelto le tonalità più particolari. Ricordo ancora la scelta di questo qui, vienilo a vedere dal vivo, quello è molto particolare, ci fu richiesto un abito e devo dire che la riuscita fu molto giovanile, molto moda. Usciamo quindi dai canoni classici, però può diventare anche un abito da serata, no? Un pochettino più aggressivo, più sportivo, in questo caso con le tasche a toppa poi alla massima funzionalità. Scriveteci nei commenti quali argomenti volete trattare e non perdetevi l'appuntamento settimanale con Salvatore. Un saluto a tutti.